La leggendaria montagna della Sibilla, dove fra le rocce è celato il misterioso antro della maga profetessa, a cui ci si rivolgeva per avere responsi e vaticini. Le anguste gole dell'Infernaccio, luogo prediletto per streghe e negromanti. Il solitario lago di Pilato, dove aleggia lo spirito del procuratore romano. Un mondo fantastico, quello dei sibillini, ma anche aspro e selvaggio, dove la natura muta man mano che si sale fino alle cime più elevate. Luoghi leggendari dove mistero e magia si uniscono al sacro, tra eremi, chiese, borghi e monasteri che costellano colline in fiore e aspre montagne. Sono i luoghi che andremo a scoprire in questa puntata di Sentieri d'Italia. Siamo nel regno della leggendaria maga Sibilla. Qui nel 1994 è nato il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove convivono in armonia bellezze naturalistiche e storiche, luoghi sacri, magici e leggendari. Sono quattro le anime del parco, a cui corrispondono idealmente quattro versanti, quello fiorito, storico, sacro e magico. Scopriremo il versante magico percorrendo il sentiero attraverso le gole dell'Infernaccio, dove aleggiano ancora i ricordi di antichi riti negromantici. Raggiungeremo poi i piani di Castelluccio per un insolito trekking con i muli e saliremo ad alta quota fino alla vetta del Monte Sibilla, regno della misteriosa profetessa. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al confine tra Umbria e Marche, è una vasta area protetta di ben 70.000 ettari, una delle più belle e suggestive dell'Appennino, caratterizzata da ambienti diversi, dove convivono armoniosamente oltre 20 cime calcaree che superano i 2000 metri, valli selvagge e magnifiche foreste di faggio, vasti altipiani dipinti da spettacolari fioriture, forre millenarie scavate dalle acque e pascoli primari d'alta quota. Si susseguono borghi antichi e luoghi solitari segnati dalla storia, dove il sacro e il profano si sono incontrati e scontrati nei secoli. Chiese romaniche, castelli, eremi ed abbazie si integrano armoniosamente nel paesaggio che regala scorci inaspettati e diversi tra loro. Montagne di oracoli e leggende che fin dal Medioevo hanno ispirato racconti e fantasie di celebri scrittori. E su ogni luogo regna incontrastata l'enigmatica figura della Sibilla, e dalla sua solitaria grotta ancora oggi emana un alone di mistero che avvolge le alte vette, disperdendosi fino a valle. Terra di misteri e leggende, ma anche territorio di confine e aspre lotte, percorso nei secoli da greggi e uomini in transumanza, colonizzato, coltivato, conquistato e conteso tra feudi rivali. Innumerevoli le possibilità di visitare il parco, dagli itinerari storici e naturalistici ai sentieri e mulattiere che conducono fino agli scenari d'alta quota. E per chi vuole conoscere a fondo questa magica terra, un percorso escursionistico unico nel suo genere, il Grande Anello dei Sibillini, circa 120 km, percorribile in 8-9 giorni di cammino, abbracciando l'intera catena montuosa. Il altimetro segna quota 800 metri. Siamo a Rubiano, porta di accesso principale ai luoghi magici dei Sibillini. Da qui in circa tre quarti d'ora raggiungeremo le spettacolari gole dell'Infernaccio, luogo avvolto dal mistero fin dal Medioevo. Chiuso fra le rocce della Sibilla e della Priora, l'Infernaccio è il più noto canyon dei Sibillini. Si è originato da fenomeni erosivi operati dal fiume Tenna sui calcari della zona e dal crollo di un antico sistema di caverne carsiche. Queste sono le cascate a goccia denominate pisciarelle, un fenomeno dovuto alla particolare morfologia della roccia e all'abbondante acqua che si disperde in modo del tutto particolare, formando questi getti zampillanti che sembrano docce naturali. Sulle pareti, intrise e stillanti d'acqua sorgiva, crescono numerose specie di muschi e felci e fiorisce l'orchidea maculata, tipica degli ambienti umidi e ombrosi. Lungo una decina di chilometri, il canyon si allarga in alto in una conca di pascoli,
e si stringe verso valle in una forra chiusa da pareti alte un centinaio di metri. Siamo nel cuore dell'Infernaccio, dove le pareti di roccia si stringono fin quasi a toccarsi e si percepisce in modo tangibile come questo posto un tempo possa essere stato un luogo prediletto dai negromanti, che qui potevano trovare un contatto diretto e immediato con la natura e il sublime. Il sentiero si inerpica tra le rocce percorrendo tutta la forra, offrendo magnifici panorami a strapiombo sul fiume Tenna. Qui, oltre al faggio, crescono il sorbo montano, l'agrifoglio e il tasso. Superata la gola, la valle si allarga in una grande faggeta, il bosco di San Leonardo. Camminiamo in questa magnifica faggeta caratterizzata da esemplari secolari. Il faggio è una pianta prepotente, è una pianta capace di colonizzare il territorio facendo sparire ogni altra forma arborea. E anche il sottobosco è particolare. In un bosco di faggio noi avremo sempre questa pulizia che sembra avvicinarsi a un prato, a un giardino, e questo rende ancora più affascinante questo tipo di bosco. Oltre ad essere prepotente nei confronti delle altre piante, il faggio è un albero molto molto tenace. Lo possiamo vedere dal suo apparato radicale, quasi tentacolare, un polipo che riesce ad aggrapparsi a qualsiasi tipo di terreno. Ci vuole un'ora e mezza di cammino in una splendida faggeta per raggiungere l'eremo di San Leonardo, una chiesetta in stile gotico ricostruita dal frate eremita padre Pietro Lavini. Il mio GPS segna 1128 metri. Padre Pietro sta costruendo l'ultimo pezzo del suo monastero, il campanile, sta tagliando le pietre. Com'è nata questa idea di costruire questo edificio in questo luogo? Io penso che l'idea sia partita addirittura dal Padre Eterno. Quindi il Dio forse aveva proprio qui, in questo sperduto luogo dei Monti Sibillini, che ha scritto una delle pagine più belle del nostro passato, aveva un suo progetto di amore e di salvezza degli uomini. Cioè qui oggi gli uomini riescono a riscoprire i veri valori della vita, quello che serve e quello che non serve. Qui sotto c'è il burrone, qui molta gente si accorge che noi oggi ci trasciniamo dietro tante cose inutili, insignificanti, e allora abbiamo la possibilità qui di gettarle di sotto. Ecco, lei si definisce un eremita, padre no, Pietro eremita. Non ho mai pensato di fare l'eremita. A me mi piace, sono attratto da questi grandi valori, no? Sono le due grandi forze nell'universo, essere e creare. Il Dio crea da nulla, si dice tutte le cose, quindi anche io ho creato, cioè ho riportato la luce nelle mie possibilità, quello che è stato uno dei monumenti più antichi e più belli del nostro passato. L'eremo risale all'VIII secolo d.C. ed era un'importantissima tappa del cammino tra Marche ed Umbria per raggiungere Roma. Nel versante magico è possibile visitare la chiesa di Santa Maria in Pantano, esempio di questa commistione tra anima sacra e magica. Risalente al IX secolo,
è la più antica chiesa del Piceno e conserva al suo interno gli affreschi raffiguranti le Sibille, testimonianza dell'atavica usanza di assimilare riti cristiani e pagani. Il cuore del versante sacro dei Sibillini è invece Norcia, il centro storico racchiuso tra imponenti mura medievali. Custodisce edifici di rinomata bellezza. Sulla stupenda piazza San Benedetto si affacciano l'omonima basilica costruita nel XVI secolo in stile gotico umbro, il Palazzo Comunale, la Castellina e la Cattedrale di Santa Maria Argentea. Vicino al centro storico si aprono le marcite, unico esempio in Italia centrale di coltivazione a irrigazione continua, realizzato sin dai tempi dei monaci benedettini. Nel comune di Preci sorge l'abbazia di Sant'Eutizio, fondata alla fine del V secolo, il più importante centro spirituale e temporale di tutta l'Alta Valnerina. L'abbazia divenne famosa per l'abilità dei monaci di curare i malati con le preziose erbe dei Monti Sibillini, una vera arte medica che diede vita nel Medioevo e nel Rinascimento ad una importante scuola chirurgica, una tradizione che vide susseguirsi almeno 30 dinastie di chirurghi, la cui notorietà si diffuse in Italia e in tutta Europa, questi i luoghi più noti della sacralità dei Sibillini, che dai tempi antichi convivono con l'aura magica e a volte demoniaca che aleggia sulle misteriose montagne, dove i diavoli danno risposta a chi li interroga. Dall'Ermo di San Leonardo, in un'ora di viaggio, siamo arrivati a Castelluccio di Norcia, dove ci attende un insolito trekking con i muli. Castelluccio è un suggestivo paesino nel cuore del Parco Nazionale dei Sibillini ed è uno dei più alti centri abitati dell'Appennino. Il GPS segna 1350 metri qui sui piani famosi per le loro fioriture. L'insolita posizione del borgo lo rese un centro strategico per presidiare confini e vie di comunicazione e anche per controllare questi magnifici pascoli. Il bacino di Castelluccio, fondo di un antico lago oggi scomparso, è un ampio sistema di origine tettonica carsica, costituito dai piani Grande, Piccolo e Perduto, situati a circa 1300 metri di altezza. Dal bordo orientale del Pian Grande si innalzano bruscamente le imponenti pareti rocciose del Vettore, che con un solo salto di 1200 metri raggiungono la cima del Redentore, a 2449 metri. In questo magnifico paradiso naturalistico che sono i piani di Castelluccio di Norcia, famosi in tutto il mondo per le loro fioriture, abbiamo incontrato Roberto, che da qualche anno si occupa di un'attività molto interessante per l'escursionismo, il trekking con i muli. Come nasce questa passione, Roberto? Hai detto bene, è una passione, ma la passione è quella dell'escursionismo. Gli animali sono arrivati dopo, cercando proprio di realizzare quello che era un sogno, quello di lavorare a contatto con la natura, non dietro una scrivania. Ovviamente queste non sono escursioni di qualche ora, tu usi i muli per costruire degli itinerari che girino per giorni intorno a questi magnifici territori. Come funziona un po' l'organizzazione? Gli animali sono utilizzati soprattutto per il carico dei pesi, dei bagagli, le somme, insomma, che in questo caso non sono né sacchi di farina né legna, ma sono i bagagli degli escursionisti, le tende, il cibo. Generalmente andiamo dai 3 ai 6-7 giorni, siamo fuori. 3 giorni per magari chi si avvicina la prima volta, i viaggi veri, quelli più lunghi, anche di 6-7 giorni. Anche traversate che ci portano anche abbastanza lontano da questi territori. I campi di grano, segale e lenticchia, tradizionale pilastro dell'economia locale, nella tarda primavera si colorano delle spettacolari fioriture delle cosiddette piante infestanti. Il rosso dei papaveri, l'azzurro dei fiordalisi, il giallo della senape selvatica e il rosa acceso del gittaione, un infinito mosaico di fiori multicolore. Uno spettacolo che dura un breve periodo, per poi farsi nuovamente ammirare la primavera successiva. Lasciamo Roberto i suoi muli e ci prepariamo ad affrontare il sentiero ad alta quota che ci condurrà fino alla cima del leggendario Monte Sibilla. Siamo al rifugio Sibilla. Da qui si apre una spettacolare veduta che spazia da un lato sulle colline che digradano fino al mare Adriatico, dall'altro sugli attigui monti della Laga fino al Gran Sasso.
Il GPS segna 1540 metri. Ci vorranno circa 2 ore per raggiungere la vetta del monte. Andiamo! Molte sono le leggende intorno alla Sibilla. Maga, fata e incantatrice per alcuni, creatura del demonio per altri. Nel XIV e XV secolo, la montagna e la grotta legati alla profetessa divennero per i letterati luoghi magici, alchemici, crocevia della cultura cristiana cavalleresca e cortese. I Monti Sibillini regalano a qualsiasi quota magnifiche fioriture. Qui siamo già in alto, come possiamo vedere dalle pietre della cresta, e camminiamo tra tappeti di sassifraghe e gruppi di piccoli cardi che sono appena fioriti. Il sentiero in questo punto si affaccia sui due versanti della montagna, offrendo panorami particolarmente suggestivi. Alle mie spalle si scorge il gruppo del Vettore, che ospita in un residuo circolo glaciale il leggendario lago di Pilato. Sentieri d'Italia ci ha portato nel leggendario parco dei Monti Sibillini. Dal paese di Rubiano alle gole dell'Infernaccio, dove riecheggia ancora la presenza dei negromanti, fino all'eremo di San Leonardo. Dai borghi, chiese e abbazie del versante sacro, fino alla dorsale Norcia Castelluccio e alle spettacolari fioriture. E poi su ad alta quota, da Rifugio Sibilla fino alla linea di cresta del Monte Zappa. In un'ora di cammino abbiamo raggiunto la linea di cresta che dal Monte Zampa porta verso la Sibilla. Nel maggio del 1420 Antoine de La Salle salì questo monte alla ricerca della grotta incantata e riportò nei suoi racconti descrizioni molto precise che ancora oggi corrispondono a tratti di sentiero praticabili. De La Salle definì il monte Venusberg, monte di Venere, perché abitato dalla moglie di Vulcano e da spiriti diabolici. Secondo i suoi racconti, qui un cavaliere tedesco si inoltrò nelle viscere della terra, senza farvi più ritorno. Dal rifugio ci siamo alzati di oltre 500 metri di quota, infatti la cresta si sviluppa sempre fra i 2000 e i 2100 metri. Siamo in un punto dove l'orizzonte si apre veramente a 360 gradi. Abbiamo il versante settentrionale e il versante meridionale nella stessa visuale. A nord, proprio davanti a noi, il Monte Priora, 2332 metri, una delle cime più alte del gruppo, e sotto 1000 metri a precipizio la gola dell'Infernaccio da cui siamo partiti per il nostro itinerario. A sud invece abbiamo la conca del lago di Pilato con la cima del Redentore e il Monte Vettore, entrambe sopra i 2400 metri, le due massime elevazioni del gruppo. Per la tradizione locale, la Sibilla Penninica non sarebbe che la fata Sibilla, una fata buona, le cui ancelle scendevano talvolta a valle ad insegnare l'arte della filatura e della tessitura, o per ballare con i giovani del luogo durante le feste. Queste bellissime fate però dovevano rientrare nella grotta prima dell'alba, perché il primo raggio di sole le avrebbe trasformate in capre. Questi pochi metri di roccia sono l'unico tratto leggermente impegnativo di tutto l'intero sentiero che parte dal rifugio e arriva alla cima. Sono comunque roccette facili da salire e per chi non si sentisse in grado di farlo c'è anche l'aiuto di una corda fissa messa a disposizione degli escursionisti. Andrea da Barberino, nella sua opera letteraria Guerrin Meschino del 1409, narrò le vicende di un prode cavaliere alla perenne ricerca delle proprie origini, che raggiunse la magica grotta con la speranza che la Sibilla gli svelasse l'identità dei suoi genitori. Restò intrappolato nel diabolico antro per un anno, tra molteplici tentazioni amorose della maga ammagliatrice. Ma riuscendo a resisterle, salvò la sua anima e tornò nel mondo. Unico e solo ad essere riuscito a sottrarsi alle stregonerie della Sibilla, fu accolto come un eroe a Norcia. Questo è il punto esatto dell'entrata nell'angusto antro dietro il quale si apre il regno della mitica Sibilla.
Secondo molti racconti e leggende, un passaggio segreto conduceva a due enormi porte di metallo che sbattevano minacciosamente, segnando il confine tra questo mondo e il misterioso sotterraneo. Il nostro immaginario ci porta a pensare l'Appennino come un insieme di rilievi dolci e ondulati, ricoperti di boschi, di prati, di foreste. La Sibilla non è nulla di tutto questo, è un enorme bastione roccioso proteso verso le colline marchigiane, formato da rocce aspre e dure che tutto esprimono fuori che dolcezza. 2 ore di salita, 600 metri di dislivello. Questi sono i numeri che separano il rifugio dalla cima della Sibilla. Siamo a quota 2170 metri, 3 metri sotto quella che è la cifra dichiarata dalle carte. Da qui si apre il mondo, si apre realmente il mondo sulla zona collinare marchigiana, sul mare, ma anche e soprattutto verso occidente, su tutte le montagne che separano le Marche dall'Umbria. Siamo su uno dei gruppi montuosi più interessanti di tutto l'Appennino umbro-marchigiano e sicuramente su uno dei gruppi più caratteristici dell'intera catena che taglia in due la penisola. La salita alla Sibilla è un'escursione che mi sento di consigliare a chiunque. Facile, con poco dislivello, su un terreno mai eccessivamente impegnativo, che però permette di arrivare in uno dei punti più panoramici dell'Appennino e soprattutto di scoprire la natura variegata e spesso selvaggia dei Monti Sibillini.